ascoltatori di Fano TV, buonasera e benvenuti al nostro programma riservato ai primi cittadini, ai sindaci del territorio provinciale non solo. Questa sera la puntata la dedicheremo al comune di San Costanzo, per cui do il benvenuto al primo cittadino, Margherita Pedinelli. Buonasera sindaco. Buonasera Simona, saluto te come padrona di casa e saluto anche ovviamente tutti i telespettatori di Fano TV. Grazie. Dunque intanto vi ricordo che potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure inviarci un messaggio anche con WhatsApp, dei brevi messaggi di testo al 338 4968 250. Sindaco, abbiamo visto poco fa anche nell'edizione del telegiornale delle 20:30 che sta piovendo in particolare nell'entroterra in modo copioso. A San Costanzo com'è la situazione? A San Costanzo la situazione è ancora tranquilla, poco fa quando mi sono recata qua a Fano era tutto tranquillo, anche se ahimè i miei meteo di fiducia purtroppo mettono neve anche su San Costanzo e quindi domani sarà veramente una giornata abbastanza complicata a partire dal pomeriggio. Ovviamente queste immagini non si riferiscono ad oggi, ma le ultime nevicate, fra l'altro sempre gestite in modo, posso dire, perfetto. Insomma, lei sempre sul posto direttamente, che sia giorno, che sia notte, in prima linea per seguire insomma tutto l'andamento. Ovviamente si cerca sempre di fare del nostro meglio, se sia perfetto o meno, questo io lo lascio sempre giudicare ai cittadini. Certo è che ci abbiamo messo sempre un grandissimo impegno. Ridendo e scherzando con i miei operatori, dopo il 2012 abbiamo detto ma sicuramente una nevicata storica di quelle proporzioni non ci ricapiterà più. E invece l'anno scorso, ahimè, ci siamo dovuti ricredere perché nuovamente San Costanzo è stata colpita e funestata sostanzialmente da una nevicata senza precedenti, quindi tanta neve, tra l'altro anche prolungata nel tempo, logicamente, e questo ha fatto sì che il piano neve del comune di San Costanzo venisse messo all'opera e devo dire che ha funzionato perfettamente. Questo grazie all'impegno degli operatori comunali, quindi dei mezzi comunali, ma anche altresì delle ditte esterne che naturalmente lavorano per nostro conto. E soprattutto abbiamo cercato di monitorare la situazione, perché penso che un cittadino voglia questo, cioè sapere che c'è fuori chi si occupa della propria sicurezza, chi monitora la situazione e anche chi in tempo reale dà sostanzialmente quelle che sono tutte le informazioni utili, un po' come fate voi di Fano TV. Quindi sempre insomma, pronti a partire in caso di emergenza, in questo caso è di emergenza neve. Anche in questo caso siamo pronti, ma speriamo insomma, che venga risparmiato, visto che di solito San Costanzo è sempre perfettamente colpito. Parliamo invece delle frane, un altro problema annoso, dobbiamo avere eccole qua, delle immagini. Ecco qui qual è ad oggi la situazione? Allora, in realtà siamo appunto intervenuti, queste sono delle immagini che si riferiscono al post neve dello scorso anno. Ecco, qui sembra di essere sostanzialmente in mezzo ad un campo, in realtà si vede proprio un piccolo scorcio di asfalto e qui siamo in una strada che è via Tufi, che peraltro avevamo sistemato pochissimi mesi prima con un ammontare di circa 150.000 euro, quindi facendo un lavoro di regimentazione delle acque eccetera, e invece dopo la nevicata questi terreni fortemente imbibiti, molto bagnati, molto pesanti, hanno dato il via a tutta una serie di frane. Pensate, solo in quella strada ce ne sono state 17 e tra l'altro, essendo anche un luogo dal punto di vista paesaggistico molto bello, con molta vegetazione, querce eccetera, il terreno franando ha portato via con sé anche la vegetazione, ha ostruito completamente la strada, quindi dopo l'emergenza neve ci siamo trovati ad affrontare appunto l'emergenza dal punto di vista idrogeologico. Insomma, una frana anche in questo caso importante. Molto importanti, molto importanti, una dietro l'altra. Infatti abbiamo avuto un inizio anno nel 2018 decisamente splendido, anche se quest'anno abbiamo chiuso dicembre con la neve, gennaio abbiamo riaperto con la neve. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino non sono ultra fiduciosa. Torniamo appunto alla 2019. Proprio settimana scorsa San Costanzo ha celebrato il suo patrimonio, il suo patrono, dicevamo. Quindi sì, abbiamo anche in questo caso delle immagini, il vescovo Armando Trasarti che ha celebrato messa, eccole qua. Sì, esatto, perché il 15 gennaio cade appunto il patrono di San Costanzo e tra l'altro quest'anno è stata una festa nella festa, sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista laico, perché proprio in quella settimana, ovvero dal 13 gennaio al 20 gennaio, San Costanzo è stata protagonista appunto della visita pastorale di Monsignor Armando Trasarti, una visita che mai prima appunto si era tenuta a San Costanzo, quindi è stata una novità che abbiamo accolto davvero con grande piacere e con grande gioia, proprio perché è sempre un piacere avere con noi Don Armando, e non a caso lo definisco così perché è un uomo di fede a 360 gradi che non si è mai dimenticato del fatto di essere anche parroco, e quindi c'è questo aspetto di grande vicinanza e devo dire che è stato in grado di trasmetterlo perfettamente alla comunità, quindi ci sono stati momenti conviviali, ci sono stati momenti di fede e di preghiera, ma ha anche voluto conoscere proprio il territorio in tutte le sue sfaccettature e soprattutto le associazioni che da noi sono tante e sono una vera ricchezza.
Abbiamo un messaggio per lei. Buonasera Sindaco. A Torrette, dato il completo abbandono storico del comune di Fano, quindi in questo caso, stiamo pensando di iniziare ad un iter per aggregarci al suo comune, ben tenuto e ben curato. Che cosa ne pensa? Allora, detto questo, dunque a San Costanzo c'è sempre stata un po' questa diceria, questo complesso di non avere lo sbocco al mare. Noi intanto ci siamo portati avanti col lavoro e abbiamo un circolo velico. Non abbiamo la spiaggia, ma abbiamo il circolo velico. Per cui, chissà, nel futuro potrebbe anche darsi, insomma. Adesso, non apriamo una guerra con Fano sotto questo punto di vista, però avere, perché no, un isolotto sul mare non sarebbe male. Devo dire poi che San Costanzo ha sempre avuto anche una grande tradizione di pescatori e di pescivendoli, pensa, nonostante sia collocato in collina, quindi potrebbe darsi che un domani ci sia un qualcosa di questo tipo, anche perché di fatto i gemellaggi e la vicinanza con Ponte Sasso piuttosto che con Torrette sono da sempre molto forti, oggettivamente. Parliamo di lavori pubblici, proseguiamo con le asfaltature. Anche qui avete asfaltato. Sì, anche qui abbiamo lavorato parecchio, abbiamo cominciato in realtà ovviamente nel periodo che è un po' il periodo più indicato per le asfaltature. Qui vediamo, siamo in pieno centro di fronte all'ufficio postale, questa è la provinciale, si sta facendo appunto anche segnaletica, qui siamo in piazza. La prima tranche di asfalti è stata di circa 270.000 euro più o meno e ha toccato varie vie, sia del centro storico. Adesso partiremo con la seconda tranche, in realtà c'è già stato l'appalto dei lavori tramite CUC, che è la centrale unica di committenza che è rappresentata appunto dalla provincia di Pesaro Urbino. In questo caso il secondo blocco di asfalti prevede asfaltature per 280.000 euro e questo secondo blocco riguarderà in maniera particolare le frazioni. Quindi se prima, qui per esempio siamo in via Dantalighieri, che è un'altra delle vie appunto centrali del paese che l'ambisce anche la zona del campo sportivo, e come dicevo in questa seconda tranche invece ci andremo sostanzialmente a focalizzare più su quelle che sono le frazioni, perché ovviamente ed è una ricchezza anche di San Costanzo e non si spopolano le nostre frazioni, anzi ha anche delle bellissime frazioni, quindi è giusto che la cura venga riservata anche a queste. Vedevamo prima delle immagini, eccola qua, piazza Perticari, qui che lavori sono stati fatti? Allora, perché è stata messa decisamente a nuovo, proprio perché c'è poi un secondo progetto che è quello di spostare il mercato. Infatti da febbraio, e lo annuncio qui a Fano TV tra l'altro questa novità, da febbraio riporteremo il mercato nel centro storico, che venne spostato diversi anni fa quando ci fu addirittura il crollo della piazza. In questo caso siamo andati a ripavimentare con pietra e cordolo in marmo tutta la zona che lambisce appunto le mura castellane. In realtà poi in futuro vorremmo addirittura pavimentare in pietra tutta la piazza, ma in questo caso i conti non ci consentivano di farlo. Ecco, vedete il lavoro che abbiamo fatto, oltre naturalmente ad aver riasfaltato tutta la parte carrabile ed aver fatto adeguata segnaletica. Poi vedete la fontana, che lì in quella immagine ancora, ahimè, era vuota, perché c'era un problema alle pompe, ma abbiamo risolto anche quello. E un po' scherzando, perché mi piace anche scherzare con i miei cittadini, a Natale ho pubblicato una foto, eccola qua, zampilla, perché è stata una bella soddisfazione, anche perché il gruppo folcloristico La Matta di San Costanzo, quando si esibisce, ha la tradizione di fare il bagno nella fontana, pensa, ecco, anche d'inverno. Da quest'anno potrà e da quest'anno lo potrà fare senza rischi per l'incolumità. Andiamo avanti con i cimiteri, anche qui sono in corso dei lavori manutentivi, è prevista la vendita dei loculi del cimitero del capoluogo. Sì, quella che vediamo, l'immagine, è in realtà del cancello storico del cimitero di Cerasa. Anche qui, questo è sempre il cimitero di Cerasa, sì, la parte dell'ampliamento, e abbiamo messo in campo una serie di interventi manutentivi che sono doverosi e necessari, diversi altri appunto saranno effettuati. Qui ci sono delle piantumazioni invece al cimitero del capoluogo, al cimitero di San Costanzo appunto, e in maniera particolare su San Costanzo è attualmente in corso, è iniziata da pochissimo tempo, la vendita dei loculi, perché tanto su Cerasa quanto su San Costanzo abbiamo avuto anche la necessità di fare degli ampliamenti molto importanti. Quelli di San Costanzo addirittura sono degli ampliamenti particolari, perché prima dell'ampliamento dobbiamo fare sempre degli scavi archeologici, perché nel momento in cui siamo andati ad allestire il cantiere abbiamo ritrovato anche una necropoli picena che risale all'età del ferro. Invece la stipula dei contratti sarà possibile da quando? Prossima settimana? La stipula dei contratti è già attualmente in corso. Per il momento abbiamo iniziato a chiamare coloro che avevano una tumulazione provvisoria, che hanno quindi un ordine di priorità rispetto, certo, agli altri. Una volta terminati questi, poi si comincia con la vendita libera per tutti. E la tinteggiatura anche del muro del cimitero? Sì, insomma, in realtà sì, sono le mura perimetrali del cimitero che logicamente appunto essendo la parte storica hanno infiltrazioni di umidità eccetera, e quindi dopo diversi anni è giusto che venga rieffettuata nuovamente, e non a caso a San Costanzo, che è il paese della polenta, le mura sono gialle anche nel cimitero. E poi vedremo anche qualche immagine della sagra. I cittadini di San Costanzo chiedono anche più lampioni vicino agli attraversamenti pedonali per scongiurare anche il rischio di
quindi investimenti. Sì, sicuramente ecco. Questo è più che utile, perché ovviamente favorisce la visibilità del pedone e quindi garantisce la sicurezza, per cui tutti gli interventi che vanno in quel senso sono sacrosanti. Adesso dal punto di vista della pubblica illuminazione, il primo intervento, che è stato peraltro già finanziato, quindi attendiamo che il tempo sia un po' più clemente per poterlo realizzare, riguarda la frazione di Cerasa, e siamo sull'Orcianense, in realtà in una zona periferica, ma che è comunque appunto abitata, peraltro c'è anche un ristorante molto frequentato, e lì andremo a fare un primo intervento da circa 12.000 euro, è una zona in cui non è mai arrivata la pubblica illuminazione, e quindi in quel caso non sarà un rimaneggiamento, ma proprio un'implementazione appunto del servizio di pubblica illuminazione. E poi abbiamo nel cassetto, era pronto per essere messo a gara, un altro intervento che è proprio di efficientamento di tutta la pubblica illuminazione su tutto il territorio di San Costanzo, però purtroppo si è bloccato, arrestato sostanzialmente la sua realizzazione, perché lo avremmo realizzato con Megas, poi come sapete c'è stata appunto la fusione tra Megas e Marche Multiservizi, però anche in quel caso San Costanzo, così come altri comuni che facevano parte del Megas, ha già pronto un progetto esecutivo che ovviamente dovrà andare a gara d'appalto, e purtroppo poi i tempi sono quelli del codice degli appalti. E la viabilità invece in via Vittorio Veneto a Cerasa, anche lì c'è stato un qui intervento. Siamo riusciti ad entrare in un progetto che riguarda la viabilità della provincia di Pesaro Urbino, perché la strada appunto è provinciale, cioè San Costanzo ha uno sviluppo appunto lungo quella che è la provinciale, e in maniera particolare via Vittorio Veneto, che è la via centrale appunto della frazione di Cerasa, da sempre ha questo problema che è legato all'eccessiva velocità all'interno del pieno centro storico, e quindi attraverso degli interventi il comune di San Costanzo ha stanziato 15.000 euro, altrettanti ne ha messi la provincia. Il progetto appunto è stato approvato e quindi contiamo di poterlo realizzare nel più breve tempo possibile. Volevo ringraziare il sindaco e gli assistenti sociali del comune per il lavoro che stanno facendo con una persona che ha fatto parte della mia vita per 25 anni, ora in una struttura, grazie a loro. Quindi insomma, messaggi. Grazie, mi fa piacere, gentili. E rispetto a questo lo voglio dire, perché credo che un sindaco si distingua anche dalla capacità di concepire i propri limiti e di vedere la grandezza dei propri collaboratori. Devo dire, e posso dirlo anche un po' a mo' di bilancio, visto che io sono a fine mandato, che veramente ho avuto una squadra accanto a me di persone straordinarie. E detto questo, appunto, ringrazio nel caso specifico le mie ragazze dei servizi sociali. Andiamo avanti ancora con la viabilità, in marciapiedi. Sì, marciapiedi, esatto, perché oltre a quelli che avete visto in piazza, abbiamo attualmente un cantiere appunto che è già allestito, che è in corso di esecuzione, di marciapiedi che vanno dal capoluogo di San Costanzo alla frazione, in questo caso appunto, di Solfanuccio. Si tratta di un'opera abbastanza ambiziosa anche per le casse comunali, perché sono 170.000 euro, però anche lì lungo la provinciale, un tratto pericoloso con dei restringimenti, e quindi oltre a fare un intervento che diciamo riguarda il decoro urbano, direi che andiamo soprattutto a salvaguardare quella che è la sicurezza, perché poi a San Costanzo si guarda anche al buon vivere, quindi c'è l'abitudine anche di fare passeggiate, di camminare a piedi eccetera, e quindi è ovvio che i marciapiedi siano utilissimi. Certo, andiamo avanti con la sicurezza, visto che l'ha citata, con le telecamere di videosorveglianza. Allora, le telecamere in realtà anche in allora noi abbiamo dapprima iniziato con delle telecamere fisse sulle isole ecologiche. Poi successivamente le telecamere fisse hanno dei limiti, per cui è chiaro che consentono di monitorare determinate zone lasciandone fuori altre, quindi ci siamo convertiti alle fototrappole, che quindi vengono spostate, ovviamente senza che ne siano informati i cittadini, altrimenti non hanno più la loro efficacia deterrente, da un luogo all'altro. Detto questo, è ovvio che non bastano mai poi. Perché il nostro problema qual è sostanzialmente? Che dietro la telecamera poi l'immagine della telecamera va spulciata da un operatore, e in questo caso gli unici che possano farlo nel nostro caso sono gli agenti della Polizia Municipale. Ahimè, certo. Soprattutto in questo periodo, in questa fase dell'anno, siamo un po' orfani di agenti di polizia Municipale, perché abbiamo appunto un solo agente al momento a tempo indeterminato e un altro ragazzo a tempo determinato, finirà tra circa un paio di mesi, e quindi è ovvio che non sono tantissimi gli operatori che effettivamente possono dedicarsi a 360 gradi a questo tipo di lavoro, che ovviamente è importantissimo. Quindi sfrutto anche Fano TV per in qualche modo fare un invito anche ai miei cittadini a collaborare il più possibile, a fare delle segnalazioni, ripeto, anche anonime, ormai il telefonino ce l'abbiamo in mano tutti, quindi quando vedete qualcuno che ha dei comportamenti sbagliati, fate una fotografia, la mandate al sindaco, la mandate al vigile, qualcuno devo dire che lo fa, ed è utilissimo perché ci consentono di individuare in maniera molto più puntuale il trasgressore. Poi parleremo anche di WhatsApp, perché avete iniziato sì. In questo senso una e poi con la raccolta differenziata volevo ricordare un'altra cosa che è molto importante, e anche qui entrano in campo dei gruppi volontari, e sono le guardie ecologiche volontarie appunto del gruppo GEV, ovviamente, perché come dicevo prima questo tipo di controllo possono farlo gli agenti di Polizia Municipale oppure altro personale che deve essere comunque qualificato ed individuato. Ecco, li vedete, hanno una divisa non a caso,
perché la loro operatività è nello specifico individuata da un'ordinanza prefettizia e questo è proprio il lavoro che fanno, cioè materialmente vanno ad aprire i sacchi che siano abbandonati all'esterno oppure non correttamente conferiti e vanno a verificare, a ricercare delle tracce che possano condurre i trasgressori. E spesso ci sono, in effetti so che hanno già elevato diverse multe in tal senso. Devo dire, allora, non voglio offrire degli spunti, però devo dire che all'interno si trova sempre qualcosa. È vero. Che sia una lettera della corrispondenza, eccetera, qualcosa che consente di risalire a. Però è ovvio che dietro ci sono delle indagini che richiedono ovviamente del tempo, insomma. Certo, quindi sia isole ecologiche, sia anche controlli di proprietari o conduttori di cani, quindi che abbiano un microchip, che siano regolarmente iscritti. Insomma, un controllo che deve essere effettuato un po' su tutto sì, il territorio. Un po' su tutto il territorio. Quindi io ringrazio anche questi volontari che ci stanno appunto aiutando della SOGEV, perché davvero anche loro svolgono un ruolo e un operato che è veramente meritorio. Guardie ecologiche volontari poi. Sì. Dicevamo prima di WhatsApp, adesso è possibile anche allargare l'informazione, esatto. Quindi arrivare direttamente esatto. Al cittadino. Sì, perché nonostante tutto non tutti quanti sono naturalmente sui social, su Facebook piuttosto che su Instagram, però in realtà la quasi totalità delle persone utilizza invece WhatsApp, che è un metodo molto efficace, tra l'altro non disturba neanche eccessivamente perché è peraltro un tipo di servizio in podcast, quindi la persona, vedete il numero che è 339-7358-696, e basta mandare un semplice messaggio WhatsApp con scritto servizio on, automaticamente si viene abilitati al servizio e il tipo di informativa che mandiamo è veramente un'informativa pura, nel senso che mandiamo comunicazioni per cui che siano, che so, l'ordinanza di chiusura delle scuole, l'allerta meteo, eccetera, e poi tutte le informazioni che riguardano la vita del paese. Quindi ieri c'è stato un bellissimo spettacolo a teatro, abbiamo informato ovviamente con congruo anticipo i cittadini del fatto che ci fosse lo spettacolo, di come fosse possibile reperire tutto quello che riguarda la vita del la paese città. In generale. Ed è poi ovvio che può iscriversi al servizio il cittadino di San Costanzo, ma anche chi non risiede a San Costanzo, perché no, e che voglia però avere delle informazioni che riguardano il nostro territorio. Ed è molto utile, tra l'altro pressoché a costo zero, perché l'abbiamo fatto appunto in casa senza fidarci a delle agenzie esterne. Ancora messaggi per lei. Buonasera, è possibile illuminare la piazzola dei rifiuti in fondo via Aldo Moro, che non si vede nulla? Ho capito, è quella nella curva, ho capito. Cercheremo di vedere se è possibile o meno, perché per l'illuminazione diciamo che la difficoltà è questa sostanzialmente. Un palo in sé per sé costa adesso, a seconda che sia più o meno tecnologico, può andare dai 1200, 1800, eccetera. Il problema poi di fatto è la linea, cioè l'estendimento della linea, per cui se ci sono dei punti di consegna dell'Enel, allora è possibile fare il lavoro senza problemi eccessivi. Se invece si tratta di fare tutta la linea elettrica, ovviamente con tanto di scavi, eccetera, è chiaro che quello che potrebbe apparentemente sembrare un investimento minimo diventa invece un investimento importante. Certo. E rimaniamo sempre in via Aldo Moro. Mentre la viabilità, ecco, ci dicono in tutto il quartiere, via Aldo Moro, via De Gasperi, è possibile rivederla? Perché non è affatto scorrevole. Rivederla la si può rivedere, in realtà siccome è un quartiere che rimane in un punto rialzato del paese, precedentemente appunto determinate vie venivano percorse a senso unico ma in discesa, questo favoriva ovviamente un'accelerazione dal punto di vista della velocità e quindi aumentare la pericolosità, per cui abbiamo sostanzialmente dovuto modificare il senso di marcia in maniera tale che determinate vie fossero fatte in salita così da ridurre la velocità, però se questo crea logicamente dei problemi ai residenti, ripeto, nel rispetto della sicurezza, perché poi il nostro obiettivo è questo, non si tratta di fare un dispetto a un residente, certo. Questo non succede mai ovviamente, se ci sono spazi di manovra in questo senso, perché no, lo si è fatto per tante altre strade, quindi non vedo perché no in questo caso. Un altro telespettatore ci scrive, perché non è stato fatto il completamento del marciapiede promesso in campagna elettorale in strada San Fortunato sino alla zona del Santa Croce? Perché attualmente non abbiamo risorse e poi come ci siamo mossi con i marciapiedi? Abbiamo cercato di farne dei tratti un po' in tutte quante le zone, per cui si era partiti originariamente dal marciapiede appunto a Cerasa, poi ci siamo spostati a San Fortunato, adesso stiamo facendo il marciapiede a Solfanuccio. Il nostro comune ha anche un elemento che è una beltà, ma che da un lato è anche un limite, cioè abbiamo un comune di 40 km quadrati di territorio, per cui è ovvio che anche gli interventi, correttamente come farebbe un buon padre di famiglia, in questo caso una buona madre di famiglia, vanno spalmati su tutto il territorio. Come ho detto prima, ad esempio l'asfaltatura, la prima tranche l'abbiamo fatta più nel capoluogo, la seconda sarà dedicata maggiormente alle frazioni. È chiaro che sia corretto dare un po' a tutti. Quindi è ovvio che alcuni interventi, soprattutto grandi, vengono divisi per tranche. Anche i marciapiedi che stiamo facendo adesso sul Fanuccio sono 170.000 euro, faremo un primo tratto che dovrà poi essere successivamente completato. Ecco, la logica con cui si agisce è questa.
Ancora servizi, la casetta dell'acqua a Cerasa. Sì, la casetta dell'acqua a Cerasa, anche questa è una conquista dell'ultimo periodo, ne abbiamo già in realtà una da diversi anni perché siamo stati sostanzialmente i primi a partire con questo tipo di servizio su San Costanzo, che tra l'altro è utilizzatissima al punto tale che abbiamo dovuto fare anche degli stalli per il parcheggio per evitare che nella zona in cui insiste la casetta dell'acqua ci fossero degli intoppi dal punto di vista del traffico, e adesso invece l'andremo ad installare a Cerasa. Sì. Infatti abbiamo tempo fa appunto fatto una richiesta specifica di contributo a Lato, questa sigla che AATO, che sarebbe l'autorità d'ambito ottimale, che è sostanzialmente l'autorità che si occupa di tutti gli investimenti per la parte idrica, e abbiamo ottenuto un finanziamento di 18.300 euro, cosa che ci consentirà appunto il posizionamento della casetta dell'acqua, e il sito che abbiamo individuato è quello della zona degli impianti sportivi di Cerasa, quindi dove c'è sia la pista di pattinaggio che il campo da calcio. E per quanto riguarda i contatori, anche in questo caso dovremmo avere una foto, perché c'è un progetto pilota appunto che riguarda questi nuovi contatori Enel. Sì, esatto, infatti ho avvertito appunto adeguatamente i cittadini, perché in questo periodo poi anche voi ne raccontate molto spesso, ci sono pericoli di truffa. In questo caso invece non si tratta assolutamente di una truffa, vedete qua infatti con me insieme nella foto Leonardi e Costantini, che sono appunto due dipendenti di Enel. San Costanzo è entrato in questa prima fase di progetto pilota di sostituzione in toto dei contatori Enel, verranno sostituiti in tutte le utenze domestiche, per cui le industrie non si preoccupino, non vengono sostituiti perché al momento il progetto riguarda solo le utenze domestiche, sono 2.000 utenze su tutto il territorio, e verranno installati questi contatori di nuova generazione che si chiamano Open Meter 2.0 da personale qualificato. Per evitare problemi di sicurezza eccetera, la ditta prima di intervenire ci ha fornito l'elenco nominativo di tutti i propri dipendenti, che a mia volta ho girato ai vigili e dai carabinieri, per cui chiunque avesse dei dubbi può naturalmente contattare per assicurarsi della reale identità degli operatori, i quali peraltro hanno anche un PIN identificativo, quindi non ci sono pericoli di truffa. È effettivamente l'Enel che sostituisce dei contatori per darci dei contatori di un servizio che ha un livello di tecnologia molto più alto. Ci segnala un sindaco anche il cassonetto dell'indifferenziata mal funzionante a Solfanuccio. Allora, per il cassonetto, ogni cassonetto, l'ho detto tante volte, ha una sorta di adesivo, che è un codice identificativo, e basta comunicare quel codice, perché poi hanno anche una sorta di geolocalizzazione i bidoni, al numero 0721 95 12 16, oppure se si preferisce la mail, lavoripubblici@comune.san-costanzo.pu.it. Benissimo, e noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo di nuovo in diretta. Bentornati in diretta con il sindaco di San Costanzo, Margherita Pedinelli. Sindaco, mi scrivono che il numero segnalazione, quello che davamo prima, dicono che risulta non attivo. No, in realtà non è così, come ho detto prima è un servizio postcard, cioè è un servizio semplicemente informativo, quindi è un servizio che non dà risposta, per cui non serve per le segnalazioni, è un servizio di carattere informativo, cioè è il nostro ovviamente operatore che dà informazioni. Poi per quanto riguarda le segnalazioni, i canali da utilizzare sono ovviamente i canali telefonici e tutti gli indirizzi mail che sono presenti sul sito internet istituzionale del comune. Cimitero di Cerasa, cosa ne pensa il sindaco dell'ampliamento? Una struttura mastodontica, ci scrivono, per pochi loculi. Beh, in realtà i loculi pochissimi non sono, ci sono sia loculi che urne cinerarie, eccetera. La struttura, ovviamente, il problema è stato quello di collegare la parte del cimitero vecchio con la parte del cimitero nuovo, anche perché l'ampliamento era possibile soltanto nel sito in cui attualmente esiste appunto il cimitero. Poi, dal punto di vista estetico, una rampa può piacere più o meno così come è stata realizzata, però dal punto di vista della capienza, quando si va a fare un intervento sui cimiteri, è chiaro che non si fa un unico blocco loculi, ma si pensa ad una struttura più grande. Tra l'altro devo dire che l'ampliamento è stato fatto per stralci, quello è un primo stralcio di un progetto più ampio, perché poi c'è un'ulteriore zona in cui dovranno essere realizzate delle altre cappelle, quindi abbiamo comunque agito facendo il passo secondo la gamba, insomma. Ancora messaggi per lei, manca un lampione buttato giù da un incidente nell'incrocio tra via Sardegna e strada San Fortunato direzione Fano, e ci scrivono che insomma, c'è il rischio di poter investire dei pedoni. In questo caso quando l'arredo urbano viene sostanzialmente appunto rovinato, distrutto a seguito di incidenti stradali, parte automaticamente appunto la denuncia, e nel momento in cui il comune riceve, sia dopo la visita ovviamente del perito, e riceve il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, provvede poi al ripristino. Questo è avvenuto ahimè in diversi casi, perché
Molto spesso capita che elementi di arredo urbano e soprattutto i pali della luce vengano divelti da automobilisti che non sono propriamente disciplinati, perché normalmente l'elevata velocità è sempre la causa principale di questo tipo di incidenti. Domande proposte per lei. È previsto un intervento di recupero dell'ex scuola elementare nella frazione di Solfanuccio? Sarebbe opportuno, ci scrivono, destinarlo ad un centro di aggregazione per la comunità locale. Allora, in realtà la proposta per Solfanuccio è di tipo diverso ed è già stato finanziato e anche in questo caso aspettiamo appunto di poterla realizzare perché i lavori sono già stati affidati a fine dicembre e la scuola purtroppo ha delle condizioni di staticità che non consentono il recupero. Okay. Oltretutto, anche avesse avuto la stabilità, non sarebbe stato possibile recuperarla perché per destinarla a centro sociale, così come può essere quello che è già esistente appunto a Cerasa, ci vuole anche una cubatura ed uno sviluppo completamente diverso. Quella era una vecchia scuola, quindi con delle stanze molto piccole e con uno sviluppo in verticale abbastanza appunto complesso. La struttura in realtà, come ripeto, per problemi di staticità verrà abbattuta in una prima fase, quindi abbiamo ovviamente stanziato dei soldi per quanto riguarda l'abbattimento, per quanto riguarda il recupero e la bonifica del terreno. Verrà rifatta la recinzione esterna, l'illuminazione ovviamente, perché poi c'è un parco verde e una pista di pallavolo che viene anche tantissimo utilizzata con un bel torneo estivo che richiama tante persone e che ha anche un nome interessante, Agrivolley, che la dice lunga. Rimaniamo sempre torneo. Allora sullo sport, perché c'è una novità anche per quanto riguarda il campo da calcio, 5, quello sintetico. Sì, è un'altra bella cosa, infatti siamo riusciti appunto ad ottenere non propriamente un finanziamento, in realtà attraverso diverse misure che vengono attivate appunto dal CONI riusciremo a realizzare un campo in sintetico nella zona sottostante il campo sportivo invece in erba che esiste appunto a San Costanzo, un campo in sintetico per il calcio a 5 perché non ci sono misure. Ecco, quello che vedete in foto è il campo in erba in cui gioca attualmente appunto la prima squadra, in cui si allenano i bambini. In realtà però abbiamo anche un'altra realtà molto importante, anzi due, di calcio a 5, che sono appunto il Real San Costanzo e l'Acli San Costanzo, che sono due squadre di calcio a 5, con tra l'altro un settore giovanile che conta tantissimi iscritti, parliamo appunto di centinaia di bambini, e quindi abbiamo deciso di realizzare questo campo in sintetico. Sono 144.000 euro di investimento ed abbiamo ottenuto appunto dal CONI e dall'Istituto per il Credito Sportivo un mutuo a tasso zero, ovvero il tasso di interesse, il comune paga solo la quota capitale, il tasso di interesse viene pagato direttamente dal CONI. Strada della Tombaccia, si può fare pressione sulla provincia per sistemare la strettoia dovuta alla frana? Allora, questo l'ho più volte detto ai miei cittadini, la strettoia, ho fatto pressione diverse volte, però la strettoia è sotto il comune di Fano, perché San Costanzo arriva fino sostanzialmente alla zona che precede la discarica di Monteschiantello, quindi purtroppo quella zona è a tutti gli effetti comune di Fano. Quindi ecco, la richiesta Princeps deve partire appunto dal comune, che in questo caso è proprietario del territorio, e quindi dal comune di Fano, anche se più e più volte lo abbiamo richiesto perché per noi sancostanzesi quella strada è fondamentale, cioè è il primo collegamento con Fano. Abbiamo sostanzialmente tre collegamenti, uno meno utilizzato naturalmente che la Cerbara, gli altri due molto di più per chi sta nella zona più interna e la strada di camminate, e per chi invece sta nella zona più a mare è questa Tombaccia che già ha una nomea che la dice lunga sul suo andamento, ed essendo appunto, essendoci delle curve anche pericolose, è ovvio che questa strettoia crea notevolissimi problemi. Ancora strade, una quando verrà asfaltata via Roma e poi la strada di collegamento Cerasa-Spicello se verrà ripristinata. Allora, Cerasa-Spicello è una strada bianca e abbiamo appunto in progetto di ripristinarla, in questo caso con i nostri operatori comunali, con i mezzi comunali, perché disponiamo di mezzi e anche di operai che sono in grado di farlo. Però è ovvio che anche queste emergenze ci distolgono sempre da un programma di lavori che andiamo a definire di settimana in settimana. E l'altra, per quanto riguarda invece in via Roma, per il momento ci siamo limitati all'asfaltatura, come avete visto anche dalle foto, di piazza Perticari, però come dicevo prima, in questa seconda tranche di asfalti, come ogni appalto che si rispetti, abbiamo avuto un ribasso d'asta che è pari a 23.800 euro e che ci consentirà di asfaltare altre strade oltre alle 12 che sono state appunto inserite in progetto. Quindi se non ci saranno, perché è ovvio che prima di allestire il cantiere questo non lo si può dire, degli inconvenienti in fase di esecuzione dei lavori, è chiaro che con questo ribasso potremmo andare anche a fare degli altri interventi puntuali, e via Roma non è una via lunghissima e quindi probabilmente potrebbe rientrare. Anche per il 2019 è stato confermato il servizio di trasporto gratuito dedicato agli anziani. Sì, ci sono tanti anziani, per fortuna, perché c'è una buona longevità a San Costanzo e quindi abbiamo istituito questo servizio che è anche, devo dire, un grosso successo.
In pratica i nostri operatori scuolabus, perché noi non abbiamo un appalto esterno, ma sia gli scuolabus sono di proprietà del comune e sia gli autisti sono appunto autisti comunali, quindi nel momento in cui hanno terminato il giro naturalmente scolastico, ci siamo inventati sostanzialmente questo tipo di trasporto, che è molto gradito perché, come vedete, viene fatto nelle giornate di martedì e di mercoledì. Il martedì perché appunto è la giornata di mercato a San Costanzo, ed il mercoledì perché è tendenzialmente una giornata in cui tutti i medici fanno ambulatorio, ma anche queste sono le esigenze appunto della vita di un anziano. È un servizio a chiamata, va prenotato entro il lunedì antecedente la data, in modo tale che il comune si organizzi, e quindi viene fatto puntualmente. Gli anziani vengono prelevati nelle frazioni ed è molto comodo perché, pensate, la mattina tendenzialmente i figli o le persone che potrebbero accompagnarli lavorano, e questo dà loro appunto un'autonomia anche per chi non ha più la patente, quindi è un servizio molto gradito. Basta la prenotazione poi. Sì, ed estate facciamo anche un altro servizio, perché quando il punto prelievo analisi viene chiuso, nel periodo che va da giugno a settembre, sempre con in questo caso un mezzo più piccolo, portiamo appunto i nostri anziani al poliambulatorio di Mondolfo per il servizio di prelievo analisi. Ci chiedono ancora che cosa si farà dell'ex scuola di Santa Croce, ma abbiamo una telefonata per lei. Sentiamo chi c'è al telefono. Buonasera. Buonasera. Buonasera signora, prego, il sindaco è qua che l'ascolta. Buonasera. Sindaco? Signora? Sì, la sento, sì, la sto ascoltando. Posso? Prego. Certo. Senta, io volevo sapere una cosa. Sì, al cimitero di San Costanzo. Chi è che deve mettere le lampadine quando si bruciano? Allora, le lampadine quando si bruciano è una domanda molto pertinente la sua. Allora, circa un anno e mezzo fa, quando appunto il nostro operatore cimiteriale, il nostro necroforo, ha cambiato comune ed oggi è appunto un dipendente del comune di Fano, ci siamo trovati nella condizione di dover decidere come continuare appunto a gestire il cimitero. È stata fatta una regolare gara d'appalto che è stata vinta appunto da una ditta, quindi oggi abbiamo degli operatori esterni, una ditta esterna che gestisce il cimitero, ha due necrofori, i numeri di telefono sono sui cancelli esterni, ci sono i numeri di cellulare, e nel momento in cui si appunto fulmina una lampadina o ci sono delle altre piccole manutenzioni che attengono alla manutenzione ordinaria, basta chiamare appunto questi operatori, che peraltro sono presenti 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato al cimitero, quindi segnalare loro che la lampadina appunto in questo caso si è fulminata, e per cui loro procedono al cambio. Quindi tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria è di loro competenza e può fare riferimento a quei numeri di telefono, mentre se sono dei problemi più grandi che riguardano la manutenzione straordinaria, è ovvio che deve fare riferimento a noi, al comune, e quindi a tutti i numeri naturalmente del comune, e se sono dei problemi di natura tecnica è ovvio all'ufficio tecnico. Grazie per la risposta, ancora messaggi per lei. Il guardrail di via Sardegna vicino all'incrocio con la strada San Fortunato è in pessime condizioni, sta pericolosamente scivolando giù. Quindi questa è una segnalazione. Strada Sardegna rientra proprio tra le strade appunto interessate da questo progetto di asfaltature, e quindi anche il guardrail, naturalmente quando andremo ad intervenire sulla strada, verrà messo in sicurezza perché è parte integrante dell'assetto viario. Ci chiedono anche se è previsto il ripristino della viabilità in strada camminate. In strada camminate questo è un problema in realtà che si collega con il famoso problema dell'assetto idrogeologico di cui abbiamo parlato all'inizio, perché proprio dopo le abbondantissime nevicate, e tra l'altro ci fu all'epoca appunto anche la RAI che venne a documentare questo tipo di problema, e si sviluppò una frana estremamente importante, e lì abbiamo appunto predisposto un progetto che è di circa 300.000 euro, per il quale abbiamo già presentato diversi progetti, in questo caso alla Regione, perché solo attingendo a quelle che sono le forze comunali non è possibile. Abbiamo verificato anche se tecnicamente fosse possibile fare in qualche modo mettere in campo delle misure tampone eccetera, però è necessario intervenire a monte sulla frana, e quindi davvero il problema è consistente, per cui occorre fare l'intervento in toto per 300.000 euro, e quindi per questo ci siamo appellati alla Regione, perché è chiaro che è una frana di dimensioni tali che non può essere affrontata solo con i mezzi ordinari comunali. Ci chiedono ancora per i vari cimiteri, ma abbiamo dato ampiamente risposta all'inizio di questa puntata. Continuiamo con la Regione, un bando over 30. Un bando over 30, sì, che tra l'altro partirà adesso ai primissimi di febbraio,
Infatti la Regione ha lanciato questo tipo di progetto a cui abbiamo subito aderito con convinzione, sia perché riguarda una fascia, quella cioè dei giovani che abbiano un'età maggiore di 30 anni, io ancora li chiamo giovani perché appartengo alla categoria, quindi la difendo, quindi la difendiamo insomma, via, anche se non più giovanissimi, che abbiano un livello di scolarizzazione almeno appunto del diploma. Ogni comune poteva scegliere naturalmente a quale area tematica andare ad attingere, nel nostro caso ci siamo focalizzati prevalentemente sull'educazione scolastica e sul sociale e quindi abbiamo selezionato delle figure attraverso un bando pubblico che è passato anche tramite il job, in questo caso appunto il job di Fano, che ringrazio anche per la collaborazione. Sono arrivati diversi curricula, in realtà non tanti quanti ce ne saremmo aspettati, e quindi abbiamo selezionato le relative figure che ora partiranno con questi progetti, che saranno progetti sia da un lato volti al recupero scolastico, soprattutto rivolto ovviamente ai ragazzi che abbiano in maniera particolare degli svantaggi, ma non soltanto, e questo nel periodo pomeridiano, cioè quando le famiglie spesso devono ricorrere magari a degli educatori privati spendendo anche di tasca propria, invece in questo caso viene istituito un servizio che è gratuito per le famiglie e per le utenze, e poi oltre a questo anche con dei progetti che riguardano la fascia, diciamo, dei bambini più piccoli, quindi dei bambini che non sono ancora in età scolare ma che frequentano appunto la scuola dell'infanzia, perché fortunatamente abbiamo anche in questo caso tante mamme che partecipano alle nostre attività, abbiamo una biblioteca che funziona benissimo dove abbiamo tanti progetti di letture collettive per i bambini, quindi abbiamo visto che è una cosa che effettivamente piace molto e dà un grande seguito, e quindi abbiamo deciso di focalizzarci anche su quell'ambito. Il sindaco ha detto in diretta che pensa un po' a tutto il territorio, però ci dicono che la zona Santa Croce è un po' abbandonata, un po' pericolosa, i marciapiedi da sistemare. Allora, sulla zona di Santa Croce, si parlava prima appunto del marciapiede, dell'estendimento, al momento non è finanziato, ma non ahimè per cattiva volontà, ma perché purtroppo dappertutto non riusciamo ad arrivare e quindi i finanziamenti sono quello che sono. A Santa Croce in realtà il Comune ha fatto una scelta specifica, che è quella di non alienare, nonostante ci siano state appunto delle richieste, una vecchia scuola che esisteva appunto nella frazione, perché una volta c'erano sostanzialmente delle piccole scuolette un po' ovunque, sia ovviamente nel centro che in campagna. Una di queste non è certamente in campagna perché siamo in una zona fortemente abitata, è appunto quella di Santa Croce. Il sogno del Comune sarebbe quello appunto di farne un centro dedicato sia alla terza età, perché potrebbe esserci un utilizzo promiscuo, e sia nel contempo appunto ai bambini, però attualmente non abbiamo ahimè avuto fondi, però non abbiamo certamente svenduto l'immobile, che rimane quindi a tutti gli effetti di proprietà comunale. Ci chiedono nello specifico la parte del vecchio cimitero di Cerasa, intonaci i fatti scenti. Sì, infatti rientra tra quegli interventi di manutenzione. Noi abbiamo stanziato adesso in una prima fase, nel periodo antecedente rispetto alle festività dei morti, 20.000 euro, 10.000 euro sul cimitero di San Costanzo e 10.000 euro sul cimitero di Cerasa, e altri interventi naturalmente verranno fatti con il nuovo bilancio. Quelli realizzati rientravano nel bilancio 2018, i nuovi interventi saranno con il bilancio 2019, che peraltro andremo ad approvare i primissimi di febbraio. Buonasera Sindaco, volevo sapere se la strada del vicinato verrà asfaltata, ex via dei Tufi. Ex via dei Tufi, allora strada del vicinato in realtà è una traversa sostanzialmente di via Tufi. Allora, al momento non rientra, diciamo, nella tranche delle asfaltature, però ripeto, il fatto che non sia già stato stanziato un finanziamento, anche perché i finanziamenti dei quali parliamo sono tutti finanziamenti previsti nel bilancio appunto 2018. Per quanto riguarda il bilancio del 2019, che ripeto andiamo ad approvare appunto ai primi di febbraio, quindi è tutta una pagina da scrivere, per cui ci sono ovviamente margini di manovra. Tenete conto anche che abbiamo 80 km di strade, quindi asfaltarle tutte quante diventa un po' difficoltoso, non ci riesce l'ANA. Insomma, è un po' difficile anche per noi riuscirci. Le chiedono anche come mai al campo sportivo di Cerasa non si possono costruire degli spogliatoi con docce in modo da poter utilizzare al massimo, visto anche insomma, se c'è una vecchia struttura è sempre meglio del campo costruito a San Costanzo, ci scrivono, sotto quello dove gioca l'US San Costanzo. Allora, in realtà il campo che viene costruito appunto in sintetico viene costruito proprio in quel loco, perché c'è sia un terreno che è già di proprietà comunale e sia già esistono di fatto gli spogliatoi, perché naturalmente quel campo non avrà degli spogliatoi propri ma utilizzerà gli spogliatoi che sono quelli del campo in erba che è nel piano sovrastante. Per quanto riguarda invece il campo di Cerasa, abbiamo già dato incarico in questo caso all'architetto che è responsabile dell'ufficio tecnico comunale di predisporre appunto un progetto di spogliatoi, che in realtà è solo apparentemente così semplice, perché
perché non c'è, ovviamente non ci sono sottoservizi in quella zona, e quindi si tratta di rifare anche tutti i collegamenti fognari e acquedottistici per consentire poi la posa in opera o di una struttura prefabbricata o di dei container, ancora stiamo valutando, ma io preferirei una struttura fissa in muratura, perché naturalmente garantisce anche una tenuta nel tempo di gran lunga maggiore anche per quanto riguarda appunto la struttura di Cerasa. È in funzione il nuovo depuratore a San Costanzo? È in funzione il nuovo depuratore, l'abbiamo inaugurato con un'inaugurazione che è stata molto bella perché hanno partecipato le scuole, i ragazzi, quindi c'è stato prima un momento informativo a cui hanno partecipato i tecnici e gli ingegneri che hanno predisposto il progetto della Marche Multiservizi, che hanno spiegato nel dettaglio a che cosa serve un depuratore, qual è la sua funzionalità, qual è l'importanza per la nostra comunità. L'intervento è stato grandissimo, pensate oltre 1.200.000 euro, è andata a raddoppiare la portata del depuratore, che si misura in termini di abitanti equivalenti, e tra l'altro oggi ci possiamo anche vantare di avere un depuratore davvero non al passo coi tempi ma oltre, proprio perché è stata applicata in via sperimentale da Marche Multiservizi una tecnologia estremamente avanzata che fa del depuratore di San Costanzo un depuratore modello tra quelli della provincia, quindi ne siamo ovviamente molto fieri, perché poi il depuratore non è una struttura bella in sé, ma è una struttura bella per ciò che produce dal punto di vista ambientale, certo, e cioè qualità ambientale, che è importantissima naturalmente, perché questo poi consente di collettare al depuratore anche tutte quelle zone che ancora non lo sono, insomma. Invece grazie a Ponte Rio? Grazie Ponterio invece c'è un altro intervento, in questo caso ci andremo ad allacciare al depuratore di Cento Croci. L'intervento addirittura qui è a 3/4 mani sostanzialmente, e qui ringrazio in questo caso appunto chi mi ha aiutato nello stringere questo tipo di convenzione, per cui partecipa il Comune, partecipa ASET e partecipa ATO, tutti quanti abbiamo dato appunto un medesimo finanziamento, sono attualmente in corso i lavori per andare a collegare tutta l'area artigianale industriale di Grazie Ponte Rio appunto a questo nuovo depuratore, bypassando un mini depuratore che era esistente nella zona. Ci chiedono ancora per le strade di campagna quanto dovranno aspettare i cittadini. Le strade di campagna in realtà sono già in corso i lavori, e come ribadivo le stanno facendo ovviamente i nostri dipendenti comunali. Una in realtà a maggio, siccome era molto lunga e anche piuttosto difficoltosa, per 40.000 euro, che era la parte bianca di strada Vencareto, l'abbiamo fatta con una ditta esterna in questo caso, e mentre le altre appunto vengono fatte dai nostri operatori. È ovvio che per poter sistemare bene una strada di campagna il lavoro è abbastanza lungo, per cui tenete conto che ci vuole quantomeno per una strada di media lunghezza circa una settimana di lavoro su 5 giorni, naturalmente, perché i nostri operatori lavorano su 5 giorni con 2 rientri settimanali, e quindi occorre rifare completamente le cunette, rifare il risanamento, rifare ovviamente il riporto di materiale, la sagomatura delle strade, quindi è un lavoro abbastanza importante. Però l'input che io dato è di non fare interventi tampone che siano semplicemente la chiusura della buca, perché questo serve a poco, anche perché da noi le strade hanno tutte delle pendenze molto importanti, quindi alla prima pioggia effetto di lavamento, porta via il materiale, soldi spesi inutilmente. Quindi le strade che abbiamo iniziato a fare sono state fatte correttamente, con cunette ben fatte, con l'acqua che naturalmente corre correttamente e non va in mezzo alla strada a rovinare la strada, a far ragnatela, quindi ci vuole il suo tempo, però pian piano cerchiamo di arrivare dappertutto, insomma. Ci chiedono che cosa si può fare per l'emergenza Piccioni, sempre a Cerasa. L'emergenza piccioni è una grande emergenza, devo dirlo, purtroppo questi animaletti sono anche tanto carini ma non mi stanno affatto simpatici, perché in realtà creano dei danni incredibili. Pensate che nel teatro siamo arrivati alla terza fila di aghi e non sappiamo come fare a liberarcene. Qualcuno ci ha parlato del falco predatore, ma in realtà a quanto pare non lo si può fare, ci siamo informati, ma semplicemente bisogna intervenire in questo caso su ovviamente immobili privati, quindi chiaramente il comune non può farlo perché sarebbe un danno erariale, con dei fili in cui scorre corrente elettrica a bassissima tensione che quindi funge da disabituante per i piccioni. Dal punto di vista ovviamente del rispetto dell'ambiente e degli animali non è possibile utilizzare altri tipi di interventi che ovviamente vadano in qualche modo ad agire contro l'animale, però sta di fatto che la popolazione dei piccioni, e questo purtroppo è davvero una piaga per tutte le città, sta aumentando notevolissimamente, anche perché trovano ovviamente cibo e quindi producono danno sia alle campagne ma soprattutto agli immobili privati. Le cole sono uno degli ambienti preferiti dei piccioni, devo dire che ne hanno distrutte sì, particolarmente. Ancora per lei, volevo sapere per la strada del Bagnolo se si può aggiustare e renderla utile al passaggio.
Allora, la strada del Bagnolo è una strada bellissima perché io ci vado a correre, quindi l'adoro in questo caso. E anche questa rientra tra le strade bianche, appunto, che sistema il comune. Sono in programma. Noal Colnovetro, lei aveva firmato un'ordinanza in tal senso da evitare, insomma, dopo la mezzanotte. Questa è ancora in vigore? Assolutamente sì, perché in realtà non è un'ordinanza che è nata sotto il periodo delle festività natalizie di Capodanno, ma è nata con un obiettivo specifico. Cioè, diversi genitori mi hanno segnalato che in una pista gioco tutte le domeniche trovavano sostanzialmente vetri rotti, bottiglie, eccetera. Si fa una piccola indagine e siamo venuti a scoprire che un gruppo di intelligenti giovanotti avevano studiato una nuova moda che era quella di giocare a chi lanciava più distante delle bottiglie di birra in vetro. Quindi che cosa succede? Che l'operatore comunale andava il venerdì fino alle 2 del pomeriggio a pulire la pista, i genitori poi il sabato mattino, la domenica, portavano i bambini a giocare e si trovavano un tappeto di vetri. Allora, a questo punto purtroppo abbiamo dovuto agire in un'ottica punitiva, naturalmente con l'emissione di questa ordinanza che vieta appunto la somministrazione di alcolici in bottiglie in vetro o in bicchieri in vetro, e questo per ridurre il problema, perché purtroppo laddove non arriva l'intelligenza, certo, e ma quindi spontanea, bisogna per forza agire nell'ottica punitiva. Oltre a segnalarci una eccessiva velocità nel paese di Cerase, quindi ci chiedono, insomma, anche per intervenire se esistono delle barriere, ci chiedono addirittura per rallentare il traffico, le fanno anche una domanda sul fatto di unirsi ad altri comuni per avere più fondi e più personale. Allora, per quanto riguarda Cerase, ne abbiamo parlato prima di questo progetto che in realtà è a quattro mani tra il comune e la provincia di Pesaro Urbino, visto che la strada è provinciale, per cui abbiamo stanziato appunto a dicembre 15.000 euro, altrettanti ne metterà appunto la provincia, e quindi andremo a realizzare proprio questo intervento che in buona sostanza prevede la costituzione di una zona 30 in tutto il tratto di via Vittorio Veneto, che poi è il tratto centrale. In un'altra zona invece abbiamo agito con l'installazione che è già avvenuta di un tutor, per cui noi disponiamo del servizio di telelaser che a Campione naturalmente viene inserito proprio con il fine di ridurre la velocità. Sì. E l'altra domanda invece riguarda... se è possibile unirsi ad altri comuni per avere più fondi, più personali. Allora, attualmente, dunque, per quanto riguarda le fusioni, io ho una mia opinione che non ho nessun tipo di problema nell'esternare pubblicamente. San Costanzo non vive una situazione in cui ha una necessità dal punto di vista economico, una situazione tale da doversi per forza fondere. Io credo molto in quelle fusioni, e ce ne sono state anche nei territori limitrofi, che vengono da una storia che è partita anni addietro. Cioè, sì, bisogna prima creare un clima di collaborazione. Io vedo particolarmente bene le fusioni che nascono da un percorso di unione prima, quindi a mio avviso andrebbe fatto gradualmente, questo proprio per rispettare l'identità ma anche per rispettare i territori e il volere appunto delle persone. Quindi il primo step secondo me sarebbe quello di realizzare un'unione, e questa la vedo una cosa ultra ben fatta. All'interno dell'unione andare appunto a socializzare quelli che sono poi i servizi fondamentali per addivenire poi magari in futuro anche ad altri scenari, però fare questa sorta di fusione che io chiamo fusione a freddo, per cui il cittadino si ritrova dall'oggi al domani prima cittadino di un paese e poi cittadino di un altro, trovo che abbiano poco senso. E non a caso poi abbiamo tanti esempi in tutta la provincia, quelle unioni che sono nate senza basi e senza radici sono tutte quante fallite. Che cosa si può fare invece per ridare un po' vita al commercio nel corso? Allora, noi un primo tentativo che abbiamo fatto, lo dicevo prima, è quello dello spostamento appunto del mercato settimanale, del mercato del martedì, che anni fa venne spostato nella zona di via Dante Alighieri perché, ahimè, tutti sanno che crollò appunto la piazza, ci fu questa enorme voragine nella notte nella piazza di San Costanzo, e quindi poi venne spostato. Adesso, e non a caso lo facciamo adesso, non per chissà quali particolari motivi, ma proprio perché abbiamo sistemato la piazza e oggi è in condizioni davvero di ottimo decoro, riportiamo appunto il mercato al centro del paese, proprio perché effettivamente possa tornare laddove c'è maggior vita. Tra l'altro è di queste ultime ore la notizia che aprirà anche un'altra attività, per cui nel centro, insomma, del paese, e mi fa anche enormemente piacere questa cosa. Ci chiedono l'asfaltatura sia in strada Vencareto e poi, però, altro argomento, ADSL o fibra nella zona industriale. Allora, per quanto riguarda Vencareto, è proprio invece tra quelle nell'elenco delle famose 12 strade, perché Vencareto in realtà ha un primo tratto piuttosto lungo asfaltato ed un secondo tratto altrettanto lungo che arriva poi fino al confine con terre roveresche di strada bianca. La strada bianca, per un importo di 40.000 euro, l'abbiamo sistemata già nel mese di giugno 2018, la parte asfaltata invece rientra appunto in questo elenco, e tra l'altro mi fa piacere anche ricordarlo, visto che siamo a Fano TV, questo appalto da 280.000 euro se l'ha aggiudicato proprio una ditta fanese.
dalle parti nostre, insomma. Sì. Insomma, quando vincono gli appalti delle ditte del territorio, per me è sempre piacere, una gioia, certo. Perché comunque è una ridistribuzione della ricchezza tra i nostri cittadini, poi che siano di San Costanzo o di Fano, poco cambia, però fa piacere poter riportare un po' di ricchezza nei territori. Assolutamente sì. Volevo chiedere se è già stata programmata la pulizia intorno alle mura del castello di Cerasa, visto che la cosa purtroppo, ci dicono, avviene soltanto una volta all'anno. Esatto, avviene una volta all'anno e c'è un motivo specifico, perché ci costa 3.000 euro per Cerasa e altrettanti appunto per quanto riguarda San Costanzo, però anche in questo caso abbiamo fatto una scelta dal punto di vista ambientale specifica, che è quella di non utilizzare sostanze chimiche, quindi diserbanti, erbicidi eccetera eccetera, ma è una pulizia che viene fatta manualmente in tutte le fughe, pensate, dei mattoni appunto del centro storico, e quindi riusciamo a farla soltanto una volta all'anno. Tra l'altro partiamo sempre appunto da Cerasa e tendenzialmente la facciamo intorno al mese di giugno, proprio perché Cerasa è la prima delle frazioni che parte con appunto le sagre estive, con la festa dei luoghi e delle genti, che si svolge sempre più o meno alla metà di giugno, e quindi il mese in cui si parte con quel tipo di pulizia è proprio quello. Tra l'altro il comune spende anche tanto, perché dobbiamo anche affittare dei mezzi con un carrello elevatore, perché naturalmente agiamo sulle mura storiche, che quindi hanno un costo, perché va affittato il mezzo e va affittato anche il servizio di un operatore che sia in possesso di uno specifico patentino per l'utilizzo di questi mezzi. Ci chiedono anche via San Cristoforo se verrà asfaltata. Via San Cristoforo, allora, via San Cristoforo è una situazione particolare, perché è una strada in realtà non comunale, scritta nell'elenco delle strade comunali, ma è una strada vicinale. Quindi in questo caso la sistemazione dovrebbe essere frutto di un consorzio tra il pubblico e il privato, per cui il pubblico interviene pro quota e il privato interviene per altra parte, quindi prima c'è da risolvere questo tipo di problema. Attualmente comunque la manutenzione ordinaria la fa appunto il comune, però per quanto riguarda interventi più importanti bisogna risolvere questo problema, che non è propriamente secondario. Parliamo di teatro, cambiamo argomento. Questa stagione teatrale è già stata presentata, 9 gli spettacoli che andranno in scena fino al prossimo 13 di aprile. Il primo già effettivamente è andato in scena. Abbiamo avuto un inizio, diciamo, col botto, come si suol dire, perché c'è stato il sold out. Infatti ieri sera abbiamo avuto la fantastica, e vi posso dire, un giudizio da donna, è strepitosa, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista proprio della capacità, insomma, artistica, ed è Valentina Lodovini, che è conosciutissima per esempio per Benvenuti al Sud, eccetera. Ieri sera sold out al nostro teatro. È stata straordinaria, tra l'altro su un testo di Dario Fo e Franca Rame, quindi c'era profondità di significato e bellezza e bravura appunto dell'attrice, e questo è stato il primo spettacolo. Ovviamente poi con questo spettacolo si è aperta la scena Riders, ormai siamo arrivati al 28esimo anno più o meno di stagione teatrale scena Riders. Abbiamo avuto spettacoli, sono i nomi della comicità più importanti, un altro, tanto per dire, Antonio Rezza, avremo anche il 13 marzo, mi pare che sia la data, ma poi a San Costanzo c'è tanto altro, perché non c'è solo il filone della comicità, ma c'è anche il jazz. Noi abbiamo ormai da diversi anni anche la tradizione del concerto di Natale, concerto jazz, oltre ai concerti di Natale per farsi gli auguri con la nostra banda cittadina, eccetera, eccetera. C'è sempre uno spettacolo appunto bellissimo di musica jazz proprio il pomeriggio di Natale, che registra sempre delle grandi presenze. Tra l'altro partecipiamo anche a Teatro Oltre, lo stesso, che è un'altra rassegna appunto anche con degli artisti, con dei musicisti davvero straordinari. In questo caso il teatro per i bambini, Andar per Fiabe, credo che non ci sia cosa più bella che vedere un teatro gremito di bambini, tra l'altro in silenzio religioso, che già sono davvero dei conoscitori, dei frequentatori del teatro perfetti. Non ci dimentichiamo anche che avremo un bellissimo spettacolo tutto al femminile l'8 marzo. E poi voglio ricordare anche un'altra cosa, perché qui ormai sono di casa, Fano TV, il San Costanzo Show si chiama così non per caso, ma perché è nato proprio nel nostro teatrino, nel Teatro della Concordia di San Costanzo, con, diciamo, l'allora insegnante Paola Galassi, che ovviamente gli ha aiutati a muovere i primi passi, e poi dopodiché, bravi sono bravi, lo vediamo, ma non glielo diciamo perché sono degli attori e si montano un po' la testa, e ormai sono davvero dei grandi artisti. Anzi, vi saluto tutti i matti, perché io li chiamo così, sostanzialmente, del San Costanzo Show. Rimaniamo sempre a Fano, perché chiuderà questa stagione la Borghetti Bugaron Band, festeggerà questi 30 anni trentennale, di gruppo, quindi il trentennale, perché San Costanzo ha fatto uno scippo a Fano, e dovete infatti sapere che il grande Nicola Gaggi, che è uno dei personaggi del porto straordinari di Fano, udite udite, abita a Stacciola. Si è innamorato appunto di questa piccola frazione, che davvero è bellissima, perché sembra un presepino quando la vedi da sopra nello scendere, ha una forma a chiocciola sostanzialmente, quindi è proprio un piccolo presepe, circa 70 anime, ma 70 anime di quelle veramente forti,
che amano tantissimo questa frazione, la fanno vivere, e non a caso Nicola Gaggi è oggi un nostro cittadino, e quindi assieme ad Elisa Goffi e altri artisti appunto che militano nella Borghetti Bugaron-Band hanno deciso di festeggiare il trentennale da noi. Sindaco, purtroppo siamo in chiusura, per cui le chiedo velocemente intanto gli eventi principali di San Costanzo. Quest'anno ci sarà nuovamente la classica sagra polentara, che è la più longeva delle Marche addirittura. Che edizione siamo? Siamo arrivati, allora, la 208 è già stata appunto effettuata ed è quella di luglio del 2018, e quindi andremo verso il numero 209. Ecco, qua vedete un'immagine bellissima con il fumo che si sprigiona dalle fornacelle, che sono le classiche fornacelle in cui viene cotta la polenta. Questa è Sua Maestà, appunto, la polente, non si può abitare a San Costanzo senza conoscerla, ma devo dire che San Costanzo è proprio il paese delle sagre, perché ha due sagre Cerasa, l'ho ricordato prima, festa dei luoghi delle genti e sagra gastronomica, ha un'altra sagra straordinaria Cerasa, le vedete, queste sono le cresce di Stacciola. Tra l'altro è un prodotto DOP, cioè ha ottenuto la denominazione come prodotto tipico regionale, cotta in forno a legna, fatta completamente a mano, e c'è anche un corso che si svolge ogni anno a maggio. Per una scuola di crescia. Per una scuola di crescia a tutti gli effetti, e sapete che la crescia ha una particolarità agli ingranaggi. Quella col cappellino bianco e il grembiulino è la sottoscritta, perché anch'io ovviamente ha messo le mani mi in piace pasta. Mangiarla, e ho dovuto per forza di cose imparare a farla. Certo. Chiudiamo con le elezioni. Lei è stata eletta e riconfermata nel 2014 con la lista civica Uniti per San Costanzo, dunque il suo secondo mandato. Poi a maggio che cosa farà? Esatto, ho quindi concluso in questo caso la mia esperienza. In realtà l'esperienza è di 15 anni, perché sono partita sostanzialmente in fasce, esatto, come assessore alla cultura e al turismo. E poi dopo successivamente ci sono stati due mandati da sindaco. La cosa più bella che posso dire è questa, che io concludo la mia esperienza, ma se c'è una cosa che non ho perso, e questo forse mi fa capire che ho scelto la strada giusta e quindi ho fatto un percorso giusto, è l'entusiasmo. Io ancora ho un grande entusiasmo nel fare quello che faccio, e soprattutto ancora ho questo amore straordinario nei confronti del mio paese, e sono felice di questo, perché questo amore particolare per il mio territorio, per San Costanzo, me l'ha trasmesso mio padre. E quindi devo dire che San Costanzo è per sempre il luogo del mio cuore, e quindi è ovvio che indipendentemente da che io sia sindaco o cittadino, altro mestiere nobilissimo, quello del cittadino, continuerò ad amare e a spendermi per questo luogo. Assolutamente, rimarrà comunque in politica, magari alle prossime amministrative regionali la politica per me è una passione, anche se io devo dire che io sono nata come amministratore, perché io sono diventata immediatamente assessore senza aver mai avuto nessun tipo di militanza politica. Non vengo da una famiglia che aveva militanza politica, anzi mi ricordo che all'epoca ero così giovane che mi dicevano ma pensaci bene. E quindi ovviamente per me rimarrà naturale l'impegno civico, proprio perché lo sento nelle mie corde, ho anche fatto poi un percorso di studi che naturalmente va in quel senso, per cui indipendentemente da, continuerò ovviamente ad occuparmi della cosa pubblica, del mio paese, e ad interessarmi anche di quelle che sono le sorti del paese più bello del mondo, che certo. È l'Italia. E ricordiamo anche che lei è avvocato, per cui è una professione. Sì, certo, quindi... certo. Io ringrazio al sindaco Margherita Pedinelli per essere stato con noi. Vorrei intanto ricordare ai nostri telespettatori che fra poco andrà in onda il TG di mezzasera, Occhio alla Notizia, dopodiché la partita di pallavolo di Serie A2 che si è disputata in casa fra la Golden Plus Potenza Picena contro il Conad Reggio Emilia. Vorrei ringraziare anche regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora. Sindaco, ancora grazie alla padrona di casa, che è straordinaria. È piacevolissimo essere intervistati da una donna così. Speriamo grazie di poterla rivedere ancora nei nostri studi. Grazie anche ancora, per me. Sindaco. Grazie anche a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguiti. Dunque, buon proseguimento di serata con tutti i programmi di Fano TV. Arrivederci.